Buongiorno, come sta? Tutto bene? Rieccoci qua con un nuovo vlog. Allora, oggi è sabato 7 gennaio, sabato praticamente sera, sono le 6 di sera e io sono qua a casa, sola soletta senza bimbi perché i bimbi sono da mia suocera e dalla zia di Adi, che in realtà oggi mia suocera lavora e i bimbi sono rimasti con la zia di Adi che abita insieme a mia suocera ovviamente. Quindi sono sola soletta perché sono nel mezzo dei preparativi per la festa di compleanno di domani di Lorenzo. Andremo in un parco giochi gonfiabili, un parco per bimbi, che è lo stesso dove avevamo fatto il compleanno di Edo l'anno scorso. Per Edo cercherei quest'anno di trovare un parco più vicino a casa, che però quelli qua vicino a casa costano un pelino di più. Però sono più intimi, nel senso che hanno lo spazio proprio riservato, cioè non proprio una saletta, ma hanno un'area apposta tua dove far stare gli invitati, addobbare la tavola, eccetera. Nel posto dove andiamo domani avremo sì il nostro tavolo, ma saremo praticamente tutti insieme nella stessa stanza, per dire, tutti insieme nel parco e ognuno avrà il suo tavolo. Quindi è un po' più un confusionario, diciamo così, però tenendo conto che ci saranno solo quattro bimbi alla festa, abbiamo scelto quell'opzione lì. Poi per Edo, invece, siccome ci saranno tutti i suoi compagnetti di classe, tutti no, ma io li invito tutti, poi ovviamente non sempre riescono ad esserci sempre proprio tutti, però per Edo cercheremo qualcosa di un po' più intimo, di un po' più tranquillo, ecco. Però per Lorenzino andrà benissimo lì proprio perché ci saranno pochi bimbi, la maggior parte saremo noi adulti, la famiglia, qualche amico, ovviamente ci sarà Chiaretta anche con Marek, Patricia con Raul, però i bimbi saranno solo loro quattro, Edo, Lorenzo, Raul e Marek. E, comunque, detto questo, io sono qua perché, come vi dicevo già nel vlog che è uscito oggi, nel vlog precedente, la ragazza che mi doveva fare le decorazioni, diciamo così, che doveva farmi le cosine per la festa, non è stata bene e oggi, stamattina alle 9, mi ha detto che non era riuscita a fare nulla. Quindi, o meglio, mi ha fatto i palloncini, io sono andata perché mi ha detto che mi aveva stampato qualcosina. Io credevo che fosse riuscita a farmi le etichette per le bottigliette, queste cose qua, le classiche cose che faccio sempre, invece no. È riuscita solo a stamparmi questo e quindi niente, sono corsa ai ripari, però poverina non è stata bene, quindi non importa, però sono corsa stamattina in cartoleria e mi sono stampata questi qua proprio alla bene meglio. Infatti le immagini sono un po' sgranate, non è proprio il massimo. Ma va bene comunque, io amo, dovete sapere che io amo, proprio una passione che ho. Non so se un giorno riuscirò a farla diventare un secondo lavoro, ci va tanto impegno, mi sarebbe piaciuto fare dei corsi, vi dico la verità, perché farlo così amatoriale non ha senso. Però mi piace tantissimo farlo per i miei bimbi, quindi quello che avevo chiesto alla ragazza se come sempre mi stampava il materiale e poi montavo io le scatoline, le decorazioni, una cosa proprio che mi piace tantissimo. Però purtroppo, appunto, come vi dicevo, non è riuscita. L'unica cosa che è riuscita a farmi, giustamente, sono andata lì in negozio. Oggi il negozio era aperto, però le cose extra purtroppo non è riuscita a farmi a fare. Però carina è riuscita a farmi almeno i palloncini. Buissimo, speriamo che durino fino a domani. Dovete tenere duro fino a domani pomeriggio, palloncini. Tenete duro. Qua vi faccio vedere intanto che ci sono le pizze per domani. Qua pizza rossa, pizza bianca e salatini. Perché qua in zona pasticcerie, panetterie di domenica, tutto chiuso. E quindi mi sono fatta imballare tutto per bene. Speriamo che domani siano ancora buone. Comunque domani mattina mi sveglio presto, farò anche dei paninetti, panini dolci e salati. Comunque, riassumendo, sono corsa ai ripari, sono andata a stamparmi delle immaginette perché il tema sarà tema fattoria. Ho fatto anche tutti gli inviti tema fattoria perché Lorenzo ama gli animali, ama tutto quello che è ruote, quindi ruote, veicoli, macchinine, quindi insomma,
La fattoria ha tutto, ha i trattorini, ha gli animaletti, secondo me andrà matto. E siccome io comunque ho la passione per fare queste cosine delle feste, mi sono arrangiata, sono corsa da full e ho preso un po' di materiale. Adesso vi faccio vedere cosa pensavo di fare. Ho fatto una prova e ho montato questo cosino qua con i marshmallow. È proprio, vedete, alla buona, eh? Carta stampata incollata con la colla a caldo. Adesso li facciamo insieme perché secondo me è una cosa molto 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 economica, che se avete delle festicciole da fare, anche solo banalmente per i vostri bimbi, sono degli ottimi ricordini da dare ad ogni bimbo della festa. Io lo darò ovviamente non solo ai bimbi, anche agli adulti, perché saremo ci saranno appunto pochissimi bimbi. Però secondo me questa è un'idea carina da dare a fine festa agli invitati. Ho provato a fare questo qua, adesso vi faccio vedere come l'ho montato. Dov'è l'altro? Aspetta, Ah, intanto qua, prima che mi dimentico, metto subito nelle borse le calze. Ne ho presa una della Befana di SpongeBob per Raul e me contro te per Marek. Non potevo lasciare i miei nipotini senza calze della Befana. Ecco qua, questo è l'altro ricordino che ho fatto. Gli ho messo dentro un Kinder Maxi e due caramelline Mu. E questo è il risultato finale. Sempre con la colla a caldo, ho attaccato alla veloce questa immagine. Infatti, come vedete, non è che è proprio tagliato benissimo. Io sto facendo le cose un po' alla veloce. Chiuso qua con un nastrino. E via, questo anche potrebbe essere un'idea carina. Allora, qua come vedete, li ho stampati in cartoleria, è proprio molto molto amatoriali. Ho scaricato queste immagini da Pinterest, ho scritto immagini da stampare per la fattoria e sono venuti fuori un sacco di idee. Quindi ho stampato questo che è uguale. Poi questi qua sono quelli che, sì, questi hanno una carta un po' più, effettivamente, più spessa, che sono quelli che mi ha stampato la ragazza. Poi qua ci sono appunto i sacchettini pagati 1,70 euro, ci sono 50 sacchetti, questo sempre da full. Poi ho comprato il nastrino, appunto, questi stuzzicadenti giganti, sempre da full, e ho stampato appunto tutte queste immagini che adesso andiamo a ritagliare alla bene meglio e le usiamo per fare le nostre decorazioni. Allora, la prima cosa che proviamo a fare sono loro gli stuzzicadenti qua con i marshmallow. Allora, siccome mi sono avanzati tantissimi marshmallow qua dai dolci della Befana, utilizziamo questi qua. Prima cosa, prendiamo uno stuzzicadenti di questi qua lunghi. Per far riuscire ad entrare bene i marshmallow, andiamo a bagnare la punta dello stuzzicadenti, se no sarebbe difficile da inserire, e andiamo così a mettere i marshmallow. Ora andiamo a tagliare il nostro cordino così, ecco qua, col quale andremo a chiudere il nostro pacchettino. Prendiamo un'immagine a nostra scelta, prendiamo anche un sacchettino di questi. Io lo taglio un pochino perché sono troppo lunghi. Allora, ho tagliato anche un pezzettino qua della punta, perché sennò rimaneva troppo lungo adesso. Ho tagliato anche un pezzettino della punta qua sopra. Ecco qua.
Sono arrivati i bimbi. Quanto mi siete mancati? Apriamo il regalino della zia Bianca che oggi ci ha portato il regalo per Lorenzino. Certo, amore. Salvo. Apriamolo insieme. Apriamolo tutti insieme, dai. Vieni, Lori. Aprilo anche tu. Mamma. Guarda, togli di qua il... Guardami. Lo scotch. Cosa fai? I baffetti. I baffetti. La ceretta. I baffetti. Apriamo, apriamo. Aspetta, aspetta, che sennò la rompiamo. Lori. Andiamo un po', apriamo, apriamo. Ah, un gioco bellissimo! È anche del mio colore preferito, rosa. Wow! Sei contenta, amore? Eh sì, mi sa che è più tendente al fucsia. Allora non è il mio colore preferito. Ah, vabbè, però ci assomiglia, molto bello. Apriamo queste cosine. Mi sa che servono le forbici, sa. Dimmi una cosa. Che cosa, amore? Io e Lori oggi abbiamo aiutato nonna Maria, Ciccio. Ciccio a smontare l'albero di Natale. Oh, che bravi. Dobbiamo dobbiamo smontare anche il nostro adesso. Quando lo smontiamo, amore? Aspetta. Prossima settimana. Veramente l'Epifania ha tutte le decorazioni, le feste in porta mia. Wow. Ce lo teniamo ancora un po'. Apri. Apri. Wow. Apri. Che bel gioco che ti ha regalato la zia Bianca. Ti piace, Lori? Chi? Chi? Sì, Lori, ti mangio tutto. No! Lori, mettilo questo. Così. Così, Lori. Mamma, faccio tripletta. Vediamo. Wow, velocissimo, Edo. Tripletta. Lori, questo dove lo mettiamo? Guarda un po'. Secondo te dove va messo qua? Cerca il posto giusto. Qua, Lori. Bravo. E questo? Qua. Qua. Non qua. No, Lori, al contrario. Così. Lori, come si dice alla zia Bianca? Bra. Come? Aggiornamento a mezzanotte. Allora, qua ho fatto tutti i marshmallow, e ho buttato la casetta e la torta finita. L'unica cosa che secondo me manca ancora un piano, cioè qua alla fine con due stecchini che non l'ho ancora attaccata, perché secondo me domani mattina dovrei provare a fare un altro piano. Vedete, con gli stecchini ho attaccato qua la casetta e qua l'ho attaccato. Sì, non è tutto proprio perfetto, però l'importante è che sono riuscita a montarla. Poi gli ho attaccato tutti gli animaletti, qua c'è la casetta appunto, e qua gli ho messo anche qua gli animaletti, il bimbo della fattoria, il numero 2, trattore e alberello. Però secondo me così sta bene, però secondo me se domani ho tempo, cosa che non so, magari gli faccio un piano in più, tutto giallo. Adesso ci penso, cioè vediamo se domani mattina ho tempo. Qua poi non so quanto questa struttura reggerà, ma l'ho creata con, non so se vi ricordate, i legnetti che abbiamo fatto tutte le attività natalizie, siccome sono avanzate. Ho fatto questa sorta di recinto con il prato dentro. Siccome era avanzata ancora della gomma Eva, l'ho attaccata. Gli ho attaccato anche le immagini qua della fattoria.
Solo che è molto molto debole questa struttura, quindi speriamo che arriva viva alla festa. E potrebbe essere carina come idea mettergli dentro tutti i ricordini. Alcuni li ho fatti con caramelle cri cri, alcuni li ho fatti solo con le caramelle, in modo da riuscire a utilizzare tutti i dolcetti che avevo. Ups. E poi qua, appunto, da full avevo comprato questi recipienti in legno e li ho messo dentro questi qua della Kinder. Questo è il risultato. Poi tanto andrà tutto smontato e rimontato poi alla festa. Però questo qua per adesso è il risultato di tutte le decorazioni della festa. Guarda cosa ti ho fatto qua. Guarda. Ti piace? Cosa c'è qua? Vediamo un po'. No, non romperla. Come si chiama questa? Gallina. Questo come si chiama? Pulci. Bravo. E questo come si chiama? No, questo è il cavallo. Cavallo. E questa cos'è? Questa cos'è? No, questa è la mucca. E questo? Bravo, come si chiama quello che fa beh? La pe? Pecco? Pecora. Allora, rieccoci qua, mattina dopo ci mettiamo subito a fare i muffin. Rieccoci. Allora, oggi è martedì, sono 2 giorni dopo la festa. E so, giovedì vi carico il vlog proprio della festa perché è stata bellissima, è stata una bellissima giornata. Molto semplice, però ci siamo divertiti un sacco, vero Edo? Mamma, è vero che è bellissimo. Oh già. Edo e le sue carte. Comunque adesso andiamo a fare una merenda al bar. Merenda velocissima. Sì, perché ho preso Edo a scuola, mi ha chiesto di andare a fare merenda al bar, qua sul lungo fiume. Allora ci prendiamo un po' di pomeriggio per noi. Volevo. Qual è che volevi? Tony! Wow! Ci siamo fatti la merendina, io mi sono presa un saccottino, patatine e dei baci di dama. Andiamo? Questa invece di Anna. Che bello!
Rieccoci a casa, siamo tornati tra l'altro lì, mi è venuto giù l'appendiabiti, quindi... Guarda. È una carta speciale quella, eh? Guarda. Ed ho scoperto una cosa meravigliosa, fagliela vedere. Wow! Dietro la carta stacchi si nascondeva un Pokémon speciale. E niente, comunque abbiamo fatto una merenda, vi dicevo dell'attaccapanni lì dell'appendiabiti che si è staccato, ma poverino, era proprio un appendiabiti che avevo preso a Minorca, che non era proprio per i cappotti, però mi piaceva un sacco, messo lì in entrata e l'abbiamo utilizzato fino ad oggi, però poverino ce l'ha fatta più, è crollato e sta lì, vediamo se riesce a sistemarlo. Tra l'altro, appunto, dopo merenda ho telefonato alla scuola dove andava Edo, alla materna dove andava Edo, perché dovrei inserire Lorenzo a settembre e ho avuto purtroppo una brutta scoperta perché chiuderà. E quindi adesso io ero tranquilla, dico adesso vado, prendo i moduli, lo iscrivo, invece no, bruttissima sorpresa, anche perché mi trovavo bene, speravo che Lorenzo incontrasse la maestra di Edo, e invece no, quindi... Adesso credo di avere un'altra alternativa qua nella scuola, domani chiamo e mi informo, era una materna, un'altra materna che c'è, materna, scuola dell'infanzia, adesso si chiamano, e che ero andata già a visitare per Edo, però se fanno gli open day a questo punto andrei a rifarlo se sono ancora in tempo, perché non mi sono proprio informata, ero convinta di poter iscrivere Lorenzo dove è andato Edo, quindi... Mannaggia, mi dispiace, anche perché era la scuola dove andava Edo, era la stessa scuola dove andavo io, quindi era, vabbè, pace, non importa. E niente, comunque adesso voglio assolutamente editare il video e caricarlo per giovedì della festa, perché è stato bellissimo e spero che vi abbia dato qualche spunto per le festicciole, perché... Come vi dico sempre, a me piace un sacco preparare queste cose, le cibarie in realtà... Sì, ma mi piace proprio dedicarmi alla decorazione della festa, del tavolo, insomma, ho fatto una bella tavola, sono contenta, poi giovedì vi faccio vedere tutto perché Ciao. È stata una cosa molto tranquilla in realtà, Ciao. Perché c'erano pochi Ciao. Bimbi e c'erano Edo, Marek, Raul e Lorenzo ovviamente. Lorenzo ovviamente perché lui è festeggiato. Era festeggiato. E... Però è stato molto molto bello, c'era anche mia mamma, mia suocera, insomma è stata proprio una bella festa. Niente, io concludo qua il video, sto perdendo la voce, vi mando un grandissimo bacione. Se avete qualche curiosità sulle decorazioni, eccetera, perché non so se si è capito molto bene i passaggi, soprattutto della torta finta, se volete magari un tutorial sulle torte finte, credo di averne fatto uno per la festa di Lorenzo. Perché le faccio sempre queste torte finte da addobbare il tavolo. Fatemi sapere perché adesso ci sarà anche il compleanno di Edo e se la rifarò magari faccio proprio il passo a passo, perché secondo me è un'idea carina per addobbare le festicciole. E niente, solo che questa volta nel marasma, perché ho fatto tutto all'ultimo appunto, non sono riuscita a registrare proprio tutti i passaggi, quindi se vi fa piacere fatemelo sapere così magari ci provo. E niente, vi mando un grandissimo bacione e niente, noi ci vediamo appunto giovedì, tutte le carte di Edo, salutiamo, un bacione grandissimo e noi ci vediamo giovedì, ciao ciao, al prossimo video, ciao.